Un giocatore, due giocatori. Ok, ah giusto. Devo girare. Benvenuti in questo nuovo gameplay. Stavolta blind per davvero. Perché mio cugino mi ha consigliato questo gioco. E lo sto giocando per la prima volta con voi. Siamo a Dreamland, un regno famoso per la sua tranquillità. È un posticino perfetto se ciò che cerchi è quiete. Ultimamente, però, si dice che bazzichi uno stregone in palandrana che trasforma le persone in filo. Proprio così, filo. Un bel giorno, Kirby vide il suo cibo preferito, un pomodoro, in cima a un cespuglio. Chissà che bontà! Ma quando Kirby cercò di mangiarlo, apparve lo stregone in palandrana. Mi chiamo? Ehi, ma che fai? Smettila! Lascia stare il mio metapomo magico! Kirby inghiottì alla svelta il metapomo. Il calzino bianco appeso al collo dello stregone cominciò a brillare e risucchiò Kirby. Che strano questo prato, pensò Kirby. Sembra fatto di tessuto. Ma la sorpresa fu ancora maggiore quando Kirby vide che il suo corpo era fatto di filo. Poi vide un mostro filoso che inseguiva un ragazzo di filo blu. Aiuto! Kirby cercò di risucchiare il mostro. Ma l'aria passò attraverso il suo corpo. Kirby non sapeva proprio cosa fare. Ma improvvisamente si trasformò in un'auto e sfrecciò via con il ragazzo, facendo mangiare la polvere al mostro. A quanto pare, quello strano metapomo aveva dato a Kirby il potere di trasformarsi in un'auto e chissà cos'altro. Ok. Grazie per avermi salvato. Come dici? Come? Dici di venire da un altro mondo? Wow, benvenuto a Toppalandia. Dovresti essere arrestati solo per questo nome, eh? Stammi dietro e ti mostrerò ogni pezza di questo posto. Che simpatico. Comunque, durante tutto il filmato, la mia faccia era tipo: ma what the fuck? E questo è il mio castello, puoi venirci tutte le volte che vuoi. Direi, dai, ti ho salvato, mi sembra il minimo. Vabbè, proviamo a esplorare un po'. Cosa? Ecco, quindi non si può. Oddio. Cosa bisogna fare qua? Castello di toppa. Vabbè, proviamo. Giocatore. Ma come? Ok, è un tutorial. Che strano, però non si può. Vabbè, questo si può fare così. Cosa devo fare? Ah, così. Boh, è molto strana come cosa. Perché ci sono le gemme? Cosa devo fare? Uno. Ah, no? Cosa devo fare? Ah, così. Ah, ok. È un po' strano, sta meccanica. Ma un gioco di Kirby vecchio stile. Vabbè. Vabbè. Adesso per prendere quella stella. Ah, faccio. Faccio. Oh, ce l'ho fatta, non so come. Ok, è un po'. È molto strano. Più che altro perché non sembra Kirby.
Quindi io dovrei... Ok. Non so cosa dire perché sono stupito. È la prima volta che faccio un gioco in blind. Probabilmente non so se vi apprezzerete questa serie. Mi direte, perché se non ricevo supporto io non la continuo sta serie. Con questo lampadario vai sul sicuro. È molto semplice ma anche molto elegante. Basta anche solo che lasciate like o che qualcuno se la caghi sta serie. E la continuerò volentieri. Quindi così. Ok. Che strano. Però molto carine queste meccaniche. Però aspetta, si può andare da qualche altra parte. Wow, è tutto fatto di tessuto. Chissà come gli è venuta questa idea. Ecco, non mi piace il fatto che sempre con lo stesso tasto si entri e si vada fuori. Qua, vabbè, l'avevo già scoperta questa. Qua dice di usare uno. Ok. Trono del re, la tua casa sembrerà un castello quando siederai su questo trono dorato. Ok. Ok, cosa vuol dire? Ok. Presa anche questa. Non ho ben capito cosa dovrebbe essere. Dopo lo sento, mio cugino, e sentiamo cosa dice. Se mi dà dei consigli, lui che a quanto pare l'ha giocato, anche se non penso l'abbia finito. Però vabbè. Presumo che io debba fare... Ok, non va più. Ok. Castello di Toppa. Questo è il tema musicale del Castello di Toppa. Va bene. Ok, avevo paura per un attimo che si fosse bloccato PS. Mi è già successo oggi, volevo iniziare un gioco nuovo, ma... Ok. Ah, è tipo una specie di lotteria. Partito il propulsore al Mac, sentilo. Ok. Entusiasmante. Ok, andiamo avanti. Non ho capito ancora questo power reset. Perché dovrei premere power reset a caso? Ovvio che se stai lì troppo. Grazie per l'aiuto, disse il ragazzo di filo blu. Anche se non mi serviva, sono il principe Batuffolo. Da quando lo stregone Malandrana ha scucito Toppalandia in 7 parti, non si può più andare in giro senza imbattersi in questi orribili... Non fece in tempo a finire che un enorme ammasso filoso con 3 occhi lo aggredì. Che schifo, smettila! Ma prima che la creatura riuscisse a mangiare il principe, Kirby si trasformò e con un gran balzo le piombò addosso, riducendola in 1000 fili. Uno di questi scese a spirale vicino a Kirby e Batuffolo, emanando una luce intensa. Eccolo, è il filo magico! Esclamò il principe. Quel filo era proprio ciò che stava cercando. Lo stregone Malandrana lo aveva sfilato da Toppalandia. Il filo magico si insinuò nel tessuto del regno e ricucì 2 parti di Toppalandia. Cos'è successo agli altri fili? Devo assolutamente ritrovarli. Kirby, altruista come sempre, decise di mettersi al servizio del suo nuovo amico. E fu così che cominciò la loro avventura per ricucire Toppalandia. Magari sono stupido io, però in teoria non ci si mette al servizio degli amici. Cioè, essere amici non vuol dire essere al servizio dell'altro, però vabbè. Magari... Però che roba cringe i nomi, eh? A parte Toppalandia, ma anche Principe Batuffolo, vabbè.
Lasciamo perdere. Qua presumo bisogna fare così. 101, penso, appartamento. Principe Batuffolo, che sorpresa incontrarla. Oh, chi sarà mai il suo amico? Addirittura con le maiuscole. Come? Si chiama Lord Kirby, addirittura Lord, e viene da un altro mondo. Che emozione. Mi chiamo Phil Palazzi. Piacere di conoscerla. Quindi questo si fa le domande e si risponde, non ho capito. Lord Kirby la sta aiutando a salvare la nostra amata Toppalandia? Tutto ciò è meraviglioso, anzi. Io sono l'amministratore del residence, più motto. Prego, entrate pure a vedere. Ho comunque davvero sti nomi. Sono la definizione di cringe. Benvenuto nella sua nuova casa. Beh, al momento non c'è molto da Eh vedere. sì. Ma sarei onorato di ospitare un amico del principe Batuffolo. Pensavo si riferisse al principe con sua nuova casa. Una casa come si deve va arredata per bene. Accetti questo regalo da parte mia. Ah no, non c'è il punto di domanda. Accetti questo regalo da parte mia, devi farlo. Arredi pure l'appartamento come preferisce. Parleremo dell'affitto un'altra volta. Cioè, ma scusa, ma tu prima mi dici vieni, vieni a vivere. E poi è come dire sì, è gratis, vieni. E poi mi dici, c'è l'affitto, sai. Adesso mi sparerà 1 miliardo di euro. Vabbè. Si goda tutto questo spazio. Se ha domande da farmi, sono a sua disposizione. Sì, ma un gabinetto? No. E ora scusatemi, ma ho sentito qualcuno qui fuori. Forse vuole vedere l'appartamento. Ma se l'hai appena affittato a Kirby? Vabbè, non ho mica capito. Allora, ho avuto culo e ho preso proprio il giusto. Io non ho letto il tutorial. Ah, così si fa. Ok. Ah, ok, premi, ok, quindi io devo, non dirò cosa mi sembra sta cosa, ma penso che abbiate capito cosa ho pensato fosse, personalmente molto perversa. Allora, posizione oggetto, premi A, ok, castello di toppa, io lo metto. Ma non è un lampadario. Ah, ma cos'è un lamp... Non era un lampadario. L'ho messo per terra. Bellissima. Allora metto qua il trono. Va bene, vedrete che casa che verrà. Coppia, rivesti. Rivesti di cosa? Puoi anche tappezzarci. Non ho niente. Quindi io non ho molto mobili. Negozio di mobili. Super lettili, super lettili. Vabbè, non so leggere. Vabbè, potrei anche comprare questa. Non si può ruotare. Ma che peccato, io volevo ruotarla, ma mi avete rovinato i sogni, vergognate. Troppo messa bene, quindi mettiamo questa qua sopra il trono. Ok, la fisica non c'è. Ok, va bene. Bellissima, bellissima sta casa, devo dire. Con lampadario per te. Vabbè, direi che questo video può terminare qua. Vi ringrazio per la visione, spero vi sia piaciuto. Lasciate like per il proseguo della serie. Sì, non rompere. Ciao.